Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 2, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che siamo giusto usciti di prigione e in teoria adesso dobbiamo andarci a fare semplicemente una birra. Compra dei vestiti nuovi a Sloppy Seconds. Andiamo da Sloppy. Sai qual era un grande peccato di Saints Row 2, su PlayStation 3 almeno? È che non avevano messo i trofei. È un peccato. Cosa buona invece è che tutti i negozi sono aperti 24 ore su 24, che io ricordi. Eccoci qua. Buon salve, non sono uscito di prigione, devo solo comprare dei vestiti nuovi. Wow, che povertà tutto questo. I guanti sono belli però. Acquistiamoli. Però per il resto questo posto fa schifo, un po' come i miei capelli. Devo trovare un chirurgo plastico al più presto. Vai a Teenay. E dove si trova il Teenay? Si trova qua. Sperando che uno di questi negozi sia un chirurgo plastico. Aia, che dolore. Sono caduto. E allora mi rubo questa macchina per ripicca. Bella, una Venom. Subito una bella macchina veloce ci siamo rubati, eh. Oh, ecco fatto. Finalmente ho un aspetto un po' migliore del galeotto. Finalmente, dopo tutto sto girovagare, l'abbiamo trovato un chirurgo plastico. Pensa che smatto se alla fine non è questo il posto per cambiare i capelli. Non è abbastanza denaro, ovviamente. Vaffanculo. Ah, però almeno l'ho trovato, dai. Mi serviranno come minimo $500, sicuro. Ed eccoci arrivati. Ah, tra l'altro in sto posto uno me lo ricordo da Saints Row 1. E due ci verremmo molto spesso in queste zone. Difensore appurato. Chissà come mai ha cercato di uccidere Troy. Chi lo sa? Ti dispiace? Ah, come vuoi. Stai al tuo posto. Dobbiamo cambiargli i capelli, assolutamente. Dobbiamo cambiargli assolutamente i capelli. Porca troia, non mi piacciono. Allora, prima di tutto. Sì, lo so, grazie. Ah, stai buono. Ecco fatto. Aspetta che prendo. Anch'io. Aia, che stronzo. Aia, bastardo. Ecco qua. Stattene buono un po'. Non avevate armi? Maledizione. Ah, meglio che me ne vado. Dove penso di andarmene? Qui. A tirarti. Aia, che dolore, aspetta. Sono due contro uno, eh. Ecco fatto. Ah, ma aspetta, è vero, io ce l'ho un'arma, c'ho il manganello. Ma pensa un po'. Allora, aspetta che uno la cambio con la mazza e due la cambio anche col piede di porco. Però preferisco la mazza. Quindi, c'è ancora qualcuno che vuole fare il furbo? Abbiamo 4 minuti per arrivare in tribunale? Tante care cose, allora. Meglio andarcene prima che questi rognino troppo. Ecco fatto. Via, via, devo andare in tribunale. E incredibilmente non è per colpa mia. E la mia macchina sta già fumando. Fantastico. Ah, prendiamo un'altra macchina. Vieni qua. Anche se la tua è un po' lenta. E vai, ci hanno già bucato una ruota. Incredibile. Ah, dobbiamo sperare di arrivarci lo stesso, aspetta. Anche se abbiamo... Vabbè, però, rispetto a Saints Row 1, comunque non stiamo sbandando chissà quanto, anche con la ruota bucata, eh. In Saints Row 1, quando avevi la ruota bucata, sbandavi che era una roba incredibile, eh. Allora, calmi tutti. Ecco qua. Quanto è distante ancora il tribunale? No, ci siamo. Siamo arrivati, in pratica. Oh, avete finito però? Cioè, basta, su, basta spararmi. Datemi una spinta al massimo, te.
ti sta troppo bene che sei andato contro l'altra macchina. Molte grasse risate. Eccomi, eccomi, aspetta che sono arrivato in tribunale. Per fortuna siamo arrivati. Tutti via da questo posto, devo entrare, per favore. Salve, sono armato, sì, e non mi interessa, però sto buono, quindi non attirerò la vostra attenzione. Dove devo salire, scusi? Da questo lato? Ok. Guarda che bello che nessuno... Stai entrando in un'aula di tribunale e nessuno ti sta dicendo nulla. Sì, sì, step back, come vuoi. Mr. Gat, you've been convicted of over 300 murders. Do you really expect this appeal to work? I figure with the statute of limitations, it really should be closer to 250. There's no statute of limitations for murder. Why the fuck not? Watch yourself, Mr. Gat. Or what? You hold me in contempt of court? You're already planning on giving me the chair. You think I give a shit about you not liking me? Fuck off. I'm curious if you can keep your cavalier attitude when 2,000 volts are running through your body. Oh yeah? And I'm curious if you can keep acting like a douchebag when I shove that gavel up your ass. My client would like that stricken from the record. What's that? Andiamo a vedere. Questa la prendo io. Drop it. Signori, la polizia. Shit. About time your burnt ass woke up. You okay, Johnny? Yeah, aside from almost getting sent to the chair, I'm fucking great. Hey, you look different. You do something with your hair? Sì, ho fatto qualcosa ai capelli e stanno di merda, va bene, devo cambiarli. Perché tutti mi chiederanno come stanno i capelli? Scappa con Get, la giudice è andata via? Sì, peccato, mi sarei divertito a picchiarla. Ok, questa non è l'uscita, Johnny, per qualche motivo io sono entrato da qui. Ma stai buono. Questi li prendo io, se non ti dispiace. Prendiamo anche la stun gun. Nah, va bene così. Aspetta. Forse... Oh, Gesù, nelle balle. Sai che credo di non aver mai mirato effettivamente in centro 2. Ecco perché non ero abituato in centro 1. Perché la mira è buona in realtà, anche senza stare lì a fare quella precisa. Ma stia buona, signora. Oh, quasi mi dispiace. Volevi ucciderla tu, vero? Vabbè. Che bello che fin da subito puoi avere due pistole in questo gioco, però, Mamma mia. Officer down. Tra poco anche tutto il resto del tribunale, Non solo un officer. Johnny, ci sei? Il più grande cambiamento e soprattutto migliore cambiamento che fanno in centro 2, comunque in centro 3, sarà mettere le granate come... come arma secondaria e non come arma primaria. Perché per adesso, se volessimo lanciare una granata, dovrei togliere la pistola e mettere la granata. Allora, intanto mi occupo di questi stronzetti. Vieni qua. Come facevo a prendere qualcuno? Non mi ricordo. Ecco fatto. Liberata tutta la zona. Ho finito quasi tutte le munizioni per la pistola. Ma, hey, ne è valsa la pena. Vieni, Johnny, saliamo. Anzi, su uno dello SWAT. Che almeno col cavolo che ce lo tirano giù questo. Thanks for busting me out. Ish would have killed me if I got executed. You still with Aisha? Yeah, I mean, got a little tricky with me on death row and her being on the DL after faking her own death. Latitante. You know, we found a way to make it work. How long were you in jail anyway? 2 years and 31 days. Poteva andarti peggio. Yeah, right? You know, it's weird. People inside were betting how long I'd last.
See, when I was first busted, the guards were always trying to put me in the ground. After Troy became chief of police, quello stronzo di Troy, però. Troy's the chief of police. Ma va. Yo, you better start getting with the times. Julius is missing. Ben King wrote an autobiography. Dex is a... Yo, don't even get. Lasciamo perdere cosa ha fatto Dex, perché effettivamente non si sa. Non si sa cosa ha fatto Dex. The chief of police. And word is, he's become obsessed with finding out what happened on your little boat. Lo so, Johnny. If I get some free time, I might swing by the station. Your problems are all. Grazie. Ecco fatto. La cosa buona è che... Ma dai, ti sei girato all'improvviso, che stronzo. Per chi se lo fosse chiesto, quello che succede è questo. Noi andiamo a fare dei favori a dei politici perché Julius è stato rapito. Ok, e siamo a questo punto. Facciamo i nostri favori ai vari politici di turno che, a quanto pare, non sanno neanche loro cosa vogliono di preciso. E finiamo sull'ultima barca dell'ultimo politico. Però il punto è che Troy e Julius, a quanto pare, sapevano cosa stava succedendo. Decidono quindi, Julius se ne batte, Troy è un poliziotto sotto copertura, facciamo saltare in aria questo stronzo dando la colpa ai Saints. Fine. Troy diventa capo della polizia e Julius, boh. Difensore appuntato. Quanti soldi? 500. Yes, possiamo andare dal chirurgo plastico ora. Alloggio Red Light Apartment. Hai sbloccato l'alloggio Red Light. Questa è la tua barra del rispetto. Lo so, purtroppo lo so. $500, lo sapevo. Sai qual è uno dei grandi problemi di Centro 2? È che qualsiasi capello fa schifo. Santo Dio, non vedo l'ora di trovarmi il cappello giusto. Però è sicuramente meglio di quello che avevamo prima, questi capelli. Certo che $500 per un taglio di capelli, magari anche no, però ora che ho un taglio di capelli decente, possiamo finalmente entrare nella nostra nuova casa. Che tra l'altro io non mi ricordo se le auto si sistemano oppure no. A quanto pare no. Però ho già un sacco di nuove macchine da parte. Questo è dato dai DLC, ovviamente. Belle. E questo sottoscala è il nostro nuovo e bellissimo appartamento. La cosa bellissima di Centro 2 è che puoi personalizzare gli alloggi. Cioè, voglio dire, guarda qua che figata. Puoi anche cambiare il televisore, farti il tuo spazietto personale e ovviamente cambiare il letto. Bello, questa è sempre stata una piccola chicca interessante. Diciamo che il nostro Chuck è in un periodo molto più giovanile della sua vita. Credetemi che fra tutti i capelli forse questo era l'unico decente. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!